Siamo con Rino Tortorelli perché si torna in piazza per esprimere le proprie perplessità riguardo a quello che sta succedendo nella sanità spezzina. Si fa carico di queste istanze il manifesto per la sanità locale, insieme per una sanità migliore, che questa mattina era a Sarzana con un'iniziativa popolare per presentare una petizione. Ecco, su che tema è, quali sono gli approfondimenti contenuti in questa petizione? Soprattutto voi adesso state ritornando per le strade, con una serie di iniziative. Ecco, intanto com'è andata questa mattina? Dunque, il verbo è proprio quello azzeccato, ritorniamo, perché purtroppo il Covid ha sospeso un po' tutte le nostre iniziative di incontro con la popolazione e stamattina, fortunatamente andando meglio l'epidemia, diciamo siamo riusciti a scendere in piazza di nuovo. Stamattina eravamo a Sarzana in un presidio che si è indirizzato appunto alla popolazione per dare delle informazioni. Abbiamo distribuito circa 800 volantini, raccolto 357 firme con tanto di carte d'identità in 2 ore circa su questa petizione che, devo dire, purtroppo ricalca un po' i temi che già affliggevano questa ASL prima della pandemia. E quindi il problema relativo al personale, quindi un 30% in meno rispetto alle altre ASL Liguri, meno posti letto, 660 posti letto. Diciamo per acuti in meno rispetto a quella che è la media regionale. Quindi ne facciamo noi, come dire, una battaglia di giustizia perché non vogliamo niente di più, non vogliamo la luna, ma vogliamo un trattamento pari a quello di altri cittadini delle altre province liguri. Quindi non essere considerati cittadini di serie C. Purtroppo questa pandemia è intervenuta in un'ASL già deficitaria, come dicevamo prima. E quindi, diciamo, gli operatori giustamente sono stati indirizzati verso le vaccinazioni, forse anche in misura un po' anche maggiore rispetto alle reali necessità. La pandemia è andata bene anche per l'abnegazione dei lavoratori, di chi ci si è impegnato anche volontariamente, come quelli della protezione civile, però ha comportato, per esempio, ed è quello che lamentavamo oggi, che ci sono circa 6.000 interventi chirurgici programmabili che sono stati rinviati e non fatti. E quindi la popolazione, chi ha potuto, si è andata a far operare in altri posti, oppure ci sono ancora gente che magari, non so, che deve fare un'operazione di intervento all'anca e che sta lì prendendo gli antidolorifici. Quindi è questa una delle questioni che abbiamo posto stamattina in questa petizione, così come anche la ripresa degli screening mammografici per le donne che per il 2020 sono stati saltati. E quindi non c'è un piano ad oggi per il recupero di queste prestazioni non effettuate.